mercoledì 13 giugno e noi siamo ancora qui puntuali alle 18. Siamo in drive time. Siamo in drive time. Drive time è un po' il momento più chic della giornata, sì, più trendy della giornata. C'è gente che vuole adesso andare in drive time anche se non aveva nessuna intenzione se uno cioè, si sente giù, si sente poco ficco, basta che vai in drive time. Ma vuoi mettere a giugno che puoi andare col braccetto di fuori? Ma no, ma per esempio una città come Milano ti offre tantissimo. Se tu parlo di Milano perché è la nostra qualunque città e la vedo città tutti i giorni, però le grandi metropoli, per esempio Milano è fantastico, puoi essere in drive time. Per esempio puoi aggiornare mentre sei in drive time, puoi mandare messaggi, aggiornare Facebook. Ma come? Mentre sei in macchina. Ma scusami, no, si fa. Ma è vietato dal codice. Ma non è vero, perché vedo gente che passa davanti ai vigili, non li ferma nessuno, quindi si vede che si può. Certo. C'è la polemica. No, si vede che si può. Comunque, cari amici, voi siete in drive time, anche se non siete in macchina, siamo tutti in drive time. Uniti dal drive time. La vita è un drive time, diciamola ragazzi, la vita non è altro che un drive time continuo. E noi siamo i cittadini che vi raccontiamo tutto quello che è successo nel giorno in corso, però nel passato. Esatto. Metti che uno dica: cos'è successo il 13 giugno del 313? Ecco, volevo proprio saperlo. Il 13 giugno del 313 viene promulgato l'editto di Milano a nome di Costantino e Licino. Certo, l'editto di Costantino, cioè quello che ufficializza la religione cristiana. Certo. Tutto il territorio, o meglio, nazionale. Un editto per concedere a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di onorare le proprie divinità. E quindi sarà stato promulgato in un'importantissima città dell'antica Roma, tipo Roma, Atlantide. Atlantide. E invece no, ragazzi. C'è la parte dell'antica Roma. Ragazzi. No, Milano. A Milano. A Milano. A Milano, c'è stata l'antica Roma. A Milano? No. Sì, c'è stata anche l'antica Roma a Milano. C'è stata l'antica Roma. Sì, è un paradosso della storia che a Milano ci sia stata l'antica Roma. Ragazzi, perché Milano, a Roma non c'è stata l'antica Milano. No. Ma se appena scoprono qualche resto dell'antica Roma cercano subito di nasconderlo, non sia mai che si trova qualche cosa di antico qua. Ragazzi, a Milano, Milano a quel tempo era il centro più influente veramente della Milano. Cristianità, della chiesa cristiana, l'Occidente. Non ci credo! Sì. Guarda, Elione, adesso voglio dirvi una cosa che ho scoperto io. Milano e Roma erano divise così. Mica romana che ce l'hai con i milanesi. No, Milano e Roma erano divise così. Milano già allora centro, diciamo, economico, di pensatori, centro commerciale. Roma più una città votata all'amore, alle dedicatezze, alla tenerezza. Infatti era Roma antica. Milano sono tutto tu. Oh, Alberto Fornis, Vincenzo, Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio subito dopo, perché io pensavo che Sant'Ambrogio fosse arrivato tantissimi anni dopo. No, pochi anni 50 dopo. Anni dopo, esatto. Lei arriva il Sant'Ambrogio. Una, volevo raccontare un aneddoto che riguarda Alberto Fortis, bellissimo. Che poi è Force Fortis. Force Fortis, è della terza. Fortis. E niente, ci trovavamo all'Isola d'Elba con l'indimenticato amico Alex Baroni. A suonare in un localino. A un certo punto arriva Alberto Fortis e dice: ah, suonerei volentieri con voi un paio di pezzi, ma anche dei classici, tipo della Motown, queste cose qua. Sale sul non palco di questo localino dell'Elba e parla e presenta tutto in inglese. A un certo punto il nostro batterista ha detto: ma se ne è accorto che siamo all'Elba? Cioè, era tutto, yes, abbiamo on the drum, on the vocal, on the bass, è andato fuori di testa. Grande Alberto Fortis, bravo! Simpaticissimo e molto bravo anche. E anche bello. Sì, sì. Bellissimo. Molto bello, molto bello. Molto ambito dalle giovani donne. Ai tempi, adesso potrebbe essere anche un po' in carta pecorina. Potrebbe essere il papership. Ciao Alberto, visto per parlare sempre un po' inglese come lui. Ragazzi, ma cosa succede nel 1774? Guarda, non ne ho la minima idea. 13 giugno del 1774. Cosa succede? Non lo so. Ce lo devi dire tu, devi perché girare se pagina. Il Rhode Island è la prima delle 13 colonie americane a mettere fuori legge l'importazione di schiavi. Ah, cioè è uno degli stati della costa est, della East Coast degli Stati Uniti, e mette fuori legge l'importazione degli schiavi. Insomma, nel 1774. Ma erano avanti. Ragazzi, allora, qui si chiama anche servitù della gleba, questa forma qui, e noi ne sappiamo qualcosa. Certo, noi abbiamo scritto una canzone sulla servitù della gleba, anche se la nostra è ispirata è una metafora da Christian Mayer, ragazzi.
dovete sapere che Christian Meyer, il nostro batterista, ci vedeva lungo, e mentre noi commentavamo, diciamo così, la nostra sudditanza nei confronti del gentil la sesso, schiavitù, la schiavitù, sulla cui gentilezza io sono anche, lasciamo perdere, perché relativa, siamo in drive time, esatto, e poi finisce che poi le donne dicono non siete gentili, ma non siete così gentili sempre. Lascia comunque perdere. Christian Meyer cosa disse? Ragazzi, noi siamo servi della gleba. E in quell'istante, come dire, l'impulso creativo ha fatto sì che abbiamo generato una canzone dal titolo. Ma perché lui aveva anche questa immagine della, della locomotiva, no? Esatto. Noi stiamo sempre carbonando, e gli chiedevamo cosa vuol dire, ma tu hai presente il carrellino dietro la locomotiva? Il tender! Esatto, tu sei quello e lei è la locomotiva, e per farla andare devi continuare a mettere il carbone, alimentarla. Ma carbone. Sapete tra l'altro qual è la canzone preferita dalla locomotiva del vecchio West? Quale? Love Me Tender. Allora com'è andata con la diva? Ma devo dire... Servi della gleba. E questi erano gli Elio e le storie tese, cioè gli ex noi col servi della gleba, che va detto, negli anni ci siamo accorti che la servitù della gleba è una condizione anche femminile, anche in tanti casi. Non è detto che solo i maschietti siano servi della gleba delle donne, ci sono anche tantissime femminucce serve della gleba di maschietti. Ma noi qua siamo costretti a interrompere, ci sentiamo tra poco! No! Siamo ritornati, i cittadini su Radio 2, potete inviarci delle mail se ci sono delle cose poco chiare. icittadini@rai.it è un indirizzo mail. Ma se voglio mandare un'elettrolettera, giusto? Sì, questo esatto. Per chi è, diciamo, al passo con la tecnologia. Poi ci sono quelli come noi invece che sono ancora o al fax o all'SMS. Certo, certo. Al telex. Attenzione, sono tutti dei cultori, sapete, i cultori, quelli dei carri armati, roba di materiale della Seconda Guerra Mondiale, che hanno chiesto di mandare anche qualche messaggio criptato con la macchina Enigma. Ok. Ce ne sono poche in giro. Sì, ne abbiamo recuperata una, date con l'inchiostro di tempo, simpatico. Sì, ma com'è l'inchiostro simpatico? È quello col limone che poi devi scaldare sulla candela. Ma è simpatico. È simpatico. L'inchiostro simpatico è un inchiostro che tu scrivi una cosa seria e te la mette un po' in risata, no? Esatto. Allora, il 13 giugno del 1948 succede una cosa molto bella e interessante per gli appassionati del gioco del baseball. E forse qui l'esperto quanti sono in Italia? Allora, ce ne sono più di quelli che uno potrebbe pensare. Esatto, io chiedo già scusa a tutti gli cultori di calcio, perché stiamo rubando questi 15 secondi allo sport nazionale. No, per dire, perché so che molti dicono, ma come, no? 15 secondi, 20 di baseball. Parliamo di baseball. Babe Ruth è un personaggio, forse è il più celebre campione di baseball americano. Il bambino. Quel ciccione, un po' ciccionetto, un po' uno degli anni 40, 30, 40. Esatto, uno di quelli che quando lo vedi e non sai che è stato un campione di baseball, dici, ma questo è un salumiere, quello che era lì a fare i panini allo stadio. No, invece ha detenuto per tanti anni il record dei fuoricampo. Ma la storia più bella è la maledizione. La maledizione del bambino. Comunque, il 13 giugno del 1948 i New York Yankees ritirano il numero 3 di Babe Ruth. Che cosa vuol dire? Quindi che nessuno potrà mai indossare negli Yankees. Questo rito del ritiro della maglia molto, molto legato al meraviglioso, molto bello. È molto bello, è bellissimo. Se andate in certi degli stadi dei professionisti adesso ormai lo fanno anche in qualche altro sport. Esatto, però sono partiti nel calcio italiano addirittura, dopo quanti anni? Dopo 60 anni e anche più, siamo arrivati finalmente anche qui al ritiro della maglia. Ogni tanto. Il ritiro, a parte che non so se lo sapete, che Babe Ruth era soprannominato The Sultan of Swat. Che cosa? Il sultano del giro di mazza, praticamente. Ah, sì? E mi viene in mente il brano dei Dire Straits, Sultan of Swing. Ah, forse è dedicato a questo. Sì, perché swing è il giro della mazza da baseball, quindi potrebbe. Bravo. Mi è venuto in mente potrebbe adesso. Anche insomma, con quella maglietta si chiude un'epoca, ma si chiude anche un'epoca musicale, perché nel 1970, il 13 giugno, abbiamo l'ultimo numero uno dei Beatles. Dei Beatles. Mi viene un po' da piacere. Esatto. The Long and Winding Road. Possiamo anche ascoltarlo. Dei Beatles. I Beatles. The long and winding road. Era il complesso dei The Beatles, complesso inglese degli anni 70, molto bravi. Sì, complesso The Long and Winding Road, il loro ultimo singolo a arrivare al numero uno, per me
Questo pezzo è il lento che ballavo alla festa delle medie. Che bello. Ah, sì? Beh, ballavi sì, dei grandi ricordi. Lenti alla festa delle medie. Ma la domanda che ti faccio, Lione, mentre ballavi questo lento alla festa delle medie, la tua mano dalla schiena scendeva per effetto della gravità sulla chiappa. Tentava di scendere sulla chiappa e improvvisamente veniva sollevata da un'altra mano. Da un'altra, perché c'è l'antigravitazione. Però ragazzi, quella lì era la prova del 9, perché se le mani rimanevano a fondo potevi farci. Io ai tempi usavo una tecnica alternativa, ce l'hai facevo salire fino a dietro la nuca. Allora se avete, se avete delle esperienze su mani che scendono nel corso di un lento alla festa delle medie, mandateci una mail a icittadini@rai.it oppure qualche altro, con qualche altro metodo. Ah guarda, è arrivato, vedo, è arrivato adesso un piccione col bigliettino che dice sì, capitava anche a me di far scendere la mano e me la riportavano. Le alette faceva fuori. Scendere. Sì, no, si vede il che era qua. Magari è uno che abita qua a fronte. Mandateci anche delle lettere proprio con carta e penna, roba che non fa più nessuno. Delle anche delle cartoline. La cartolina postale! Mandateci le cartoline postali. In corso Sempione alla RAI, proprio la sede storica della RAI. Stiamo parlando del 13 giugno e il 13 giugno 1944. Esatto, il 13 giugno è il tempo delle bombe volanti, settimana fa c'è stato lo sbarco in Normandia e la Germania tenta un colpo di coda e fa andare su Londra tipo 2500 bombe volanti. Ah, le V1! Le V1, esatto. Nel 1944? Esatto. Mi ricordo il proverbio del tempo, bomba volante, pericolo costante. Infatti, ma lo sai la storia della bomba? Sì. Tu lo sai che se senti fischiare la bomba vuol dire che non ce l'hai sulla testa? Ah sì? No, io sapevo che se senti fischiare la bomba non c'è pericolo. Perché non c'è pericolo, perché? Ma forse è la bomba che simula indifferenza. Per non farsi vedere. Per non farsi accorgere. Esatto. E il 13 giugno 1973 invece si firma l'accordo di pace finalmente tra l'America e il Vietnam. Ah, fra Henry Kissinger, e Le Duc Tho. Esatto. Fanno la pace, quindi finalmente gli USA e il Vietnam non combattono più. E si sente questa cosa qua. Che finisce la guerra contro gli americani. Cioè, con questa frase? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire guerra contro gli americani. Ah, questa vuol dire guerra sì, gli americani. Però Chen Chong Qing vuol dire guerra contro gli americani finita. Allora possiamo ascoltare una canzone che parla di una bomba particolare, perché è una bomba intelligente. Che neanche cantata fischia. Da un cantante di cui vi parliamo dopo. Dai! Sostenendo E questo era Francesco Di Giacomo, il meraviglioso cantante del Banco di Mutuo Soccorso, accompagnato da Giglio e le Storie Tese. Perché? Come è accaduto? È accaduto che dopo che Francesco Di Giacomo è mancato, purtroppo, tristemente, la sua moglie e un amico comune ci hanno fatto pervenire praticamente questo inedito. Un provino, si è detto, con la voce, fortunatamente la voce, la pista, la traccia della voce da sola di Francesco Di Giacomo, e ci hanno proposto di suonarci sotto. È un po' un free as a bird italiano. È un free as a bird italiano, esattamente. E questa canzone ha vinto il premio Tenco, quindi vuol dire che non è proprio male. No. E noi qua dobbiamo salutarci, cari amici. Siamo arrivati alla fine. Ci potete riascoltare se volete su Rai Play Radio. Noi, come al solito, passiamo la linea a Caterpillar con Sanzabotti e Massimo Ciri. Ci sentiamo domani alle 6. Ciao.